Modelli tridimensionali riproducibili attraverso dispositivi mobili, ricostruzioni digitali e mappe che permettono una visita immersiva in uno dei siti archeologici più antichi della Valle d'Aosta. L'area archeologica di Vollen, nel circuito preistorico valdostano, nel quinto millennio avanti Cristo era uno spazio sacro per l'uomo del Neolitico. Oggi è accessibile dal metaverso. Le nuove tecnologie a servizio del patrimonio culturale valdostano, in un viaggio indietro nel tempo in realtà aumentata. Queste sono soltanto le ultime novità tecnologiche nel campo divulgativo che permettono al grande pubblico di fruire del lavoro che dietro le quinte fanno archeologi e restauratori per salvare letteralmente i pezzi di un antichissimo passato. In Valle d'Aosta, nel comune di Cari, il laboratorio di restauro e gestione materiali archeologici della soprintendenza è il quartier generale operativo degli specialisti dell'antichità. Qui ogni stanza è un reparto adibito con speciali strumentazioni per intervenire sui frammenti prelevati dai siti di scavo, dalla pulitura alla ricostruzione. L'oggetto che noi vediamo in una vetrina di un museo è un documento, perché contiene infinite informazioni sia all'interno della materia, sia in superficie, sia nello sporco che lo riveste. La nostra responsabilità come restauratori consiste principalmente nel comprendere questo sistema e decidere cosa si può smontare di questo sistema. Ma quali sono gli strumenti di lavoro dei chirurghi dell'antichità? Direi gli strumenti di lavoro di un restauratore operativo che fa il restauratore sono infiniti. Bisturi e ablatori ad ultrasuoni e solventi chimici mutuati dalle più disparate discipline, ma soprattutto le moderne tecnologie come quelle applicate alla famosa stele 30. La star un po' delle stele di Sonate. Ricostruita con una tecnica di fresatura computerizzata. Sul campo invece le moderne tecnologie progrediscono nella puntualità dei rilevamenti, che danno informazioni sempre più specifiche sul sito e sui suoi reperti, come gli studi avviati dall'Università di Berna sugli scheletri delle tombe della necropoli di Vollen, studi che solo fino a qualche anno fa non erano possibili. E hanno trovato con lo studio del DNA che ci sono due tombe che appartengono a madre e figlio. La sempre più frequente applicazione delle scienze dure all'archeologia sta dando veramente tante possibilità. Possibilità di conoscere meglio l'uomo primitivo di Vollen che 6500 anni fa iniziava a dedicarsi all'agricoltura e dell'uomo primitivo successivo che popolava l'area nell'età del bronzo. Un patrimonio preziosissimo, quello che per ora, in attesa che nuove tecnologie permettano di scoprirlo senza deteriorarlo, rimane interrato nella pancia di Vollen e i cui reperti mobili sono stati prelevati, analizzati ed interrogati frammento per frammento da generazioni di archeologi a partire dagli anni 60. Un patrimonio inestimabile che apre una finestra sulla vita quotidiana, le relazioni, la simbologia e la ritualità di questo nostro antichissimo e ancora indecifrabile antenato di Vollen. La stessa emozione, lo stesso impatto emotivo che genera noi oggi salendo qui con questa vista a 360 gradi probabilmente c'era già al tempo. Penso che la Valle d'Aosta abbia ancora tantissimo da raccontare, soprattutto dei millenni più antichi.